Pozzo assembla, plasma la sua squadra con 14 giocatori provenienti dalle formazioni più forti dell'epoca e per la prima volta la nazionale scende in campo con la maglia azzurra in omaggio alla Casa Reale. Purtroppo l'esperienza si rivela più breve del previsto. La nazionale perde al primo turno e Pozzo ritorna ad allenare il Torino, club al quale rimarrà legato per tutta la vita. Luglio 1914, siamo nel porto di Genova. Un gruppo di ragazzi in abito blu saluta parenti e amici dal ponte del piroscafo Duca degli Abruzzi. Sono i giocatori del Torino che, guidati da Vittorio Pozzo, stanno per salpare la volta del Sud America per una tournée contro le squadre più forti del Nuovo Mondo. Mentre i giovani si sbracciano e urlano in direzione di mogli e fidanzate, Vittorio compila sul suo taccuino il piano degli allenamenti da seguire durante la lunga traversata. Pozzo è un condottiero entusiasta ma severo, a cui piace organizzare tutto nei minimi dettagli. I veri atleti, dice sempre, non poltriscono mai prima del cimento. Da qui si comprende il suo credo, un controllo totale sui suoi giocatori. Ecco il programma dei suoi allenamenti. Sveglia alle 7, ritrovo sul ponte superiore. Dalle 7.30 alle 9 esercizi di salto con la corda, punching ball, manubri e corsa. Poi alle 9.30 colazione e un'ora di libertà. E poi si ricomincia. Per fortuna non ci si allena solamente. Ricevimenti, scene di gala, serate nella sala cinematografica scandiscono i primi giorni della traversata. A guastare l'atmosfera le notizie drammatiche che arrivano dalla terraferma. Il 28 luglio l'impero austro-ungarico ha dichiarato guerra alla Serbia e in Europa è scoppiata la prima guerra mondiale.